Cari amici, cari amiche, cari gemelli cosmici, eccoci qui oggi finalmente per un video più sereno e per ringraziare tantissimo due persone che in questi giorni si sono dimostrate veramente degli attivisti molto validi di questa nostra rivoluzione fondata sull'amore, sull'intelligenza e sulla non violenza. E ringrazio Ciro Reiki che mi ha invitato in una bellissima riunione in casa sua, una riunione fatta ovviamente con il cellulare, che ha potuto permettermi di conoscere i suoi amici e amiche, persone splendide, amici e amiche di Reiki, che sono diventate anche amici e amiche mie, ovviamente. È stata una piccola, diciamo, videoconferenza, ma brevissima, proprio una cosa estremamente informale, semplicissima, spontanea. Addirittura mi hanno pizzicato che io ero in canottiera, infatti ho chiesto scusa. Ma l'importante è che c'è stato un dialogo bellissimo dove abbiamo unito le nostre forze e questo veramente è molto importante, principalmente in questi momenti così difficili. Quindi un grazie, un vero grazie al nostro carissimo amico Ciro Reiki. Grazie Ciro. E un altro grazie immenso al nostro amico Tom Pussina. Tom Pussina ha fatto, io lo chiamo Tom per semplificare, ma voi lo conoscete appunto per il nome completo, Tom Pussina, che è un soprannome che ha ricevuto perché aveva una gatta e gli è rimasto questo soprannome molto simpatico. E che cosa ha fatto il nostro amico? Lui, essendosi accorto che nella nostra divulgazione ci sono alcune delle difficoltà, molto frequentemente, perché è un po' un impatto sentirsi dire guardate che chi ci governa veramente non sono persone esattamente come noi, ma sono degli extraterrestri venuti qui. E quindi lui ha praticamente fatto del libro che aveva scritto tempo fa, vediamo un po' se io riesco a trovarvi. Il libro si chiama Oniriade. Lui ha fatto Oniriade seconda edizione. Praticamente io ho lasciato lo stesso titolo, la stessa copertina, però c'è una parte molto carina, molto importante di questo libro dove c'è una premessa. Una premessa che aiuta molto chi si avvicina a questo tipo di argomenti. Volete conoscere una storia? Una storia che, se non fosse vera, si potrebbe credere una favola? Una storia che ha corso lungo, che ha corso lungo gli anni del nostro passato fino al presente e che ha sempre influenzato e condizionato profondamente le nostre vite. E, insomma, è un abbordaggio molto più soave di quello che a volte faccio io brutalmente dicendo ci sono gli extraterrestri qui. E praticamente ti porto un po' per mano a capire che effettivamente c'è un potere che ci governa da dietro le quinte e che questo potere, anche se la maggior parte delle persone non se lo aspetta, è un potere che proprio andando a guardare razionalmente. Immaginate un mondo che non si è mai messo d'accordo su niente, adesso all'unisono, guarda caso, fa esattamente tutto ciò che è necessario per finire di schiavizzarci e per impadronirsi del nostro pianeta, guarda caso. E qui, diciamo, nella divulgazione che è molto sapientemente, aggiungo, molto sapientemente, ha saputo fare il nostro amico, potete prendere spunto anche voi, perché molti di voi mi hanno chiesto: sì, ma come ci approcciamo, come iniziamo un argomento
con i nostri parenti, amici, conoscenti. Leggete questo libro, è un grande regalo che vi fa il nostro amico, carissimo amico Tom. Grazie, Tom. Grazie mille Tom, grazie a voi tutti che con tanta pazienza seguite tutto quello che succede sul nostro canale. Sul nostro canale ci sono adesso le interviste che mi ha fatto Morris Sun. È un grandissimo regalo che ci ha fatto Morris Sun perché queste erano interviste esclusive. Vi ho riproposto la prima intervista, per favore vedetela tutta con attenzione, l'ho divisa anche in quattro parti così non vi stancate, guardate un episodio oggi, uno domani, un altro dopodomani, alla fine vi vedete tutta l'intervista perché lì c'è un bellissimo riassunto di tutto ciò che io ho spiegato in questi anni, questo nella prima intervista. La seconda intervista, altrettanto interessante, se non di più, comincia a spiegare che cosa sono questi nanorobot alieni. E li spiega molto bene, c'è anche un video dove si mostrano come si agganciano ai neuroni, eccetera, eccetera. Insomma, è veramente un video di altissima qualità. Tra l'altro era tra i video a pagamento di Morris Sun e lui molto generosamente mi permette di metterli sul mio canale solo per voi. Ovviamente stiamo mettendo i miei video qui, non quelli degli altri, quindi io vorrei mettere le quattro interviste che mi sono state fatte fino adesso e devo dire non perché sono io che parlo, ma sono delle interviste di un'estrema importanza per chiunque voglia capire veramente come stanno le cose. Quindi approfittate, vedetele tutte, magari vedetene un pezzo al giorno, ma ci tengo che le vediate perché questo vi spiegherebbe tantissime cose. Perché io sì, ho fatto una serie di 160 video che sono molto importanti, però queste quattro interviste, soltanto queste quattro interviste sono un riepilogo fantastico che io avevo fatto per il pubblico del nostro carissimo amico Morris. Morris che qui ringrazio e quindi adesso non mi resta che ringraziare anche voi. Tra l'altro c'è un a riguardo del libro di Tom metterò un link sotto, no? Scrivo libro di Tom, c'è il link, così lo potete trovare. E vorrei anche dirvi che abbiamo raggiunto il mezzo milione di visualizzazioni di uno dei video che praticamente io lascio, diciamo, in pole position. Diciamo, chiunque entra nel nostro canale si trova questo video che è una sintesi estrema. Dura 4 minuti, ovviamente lì si capisce ben poco, ma quanto basta per accendere il bottone della curiosità e dire ecco adesso sono curioso, voglio capire di cosa si parla. Quindi vi ringrazio a tutti e cominciamo a portare avanti, stiamo cominciando a vedere delle cose che si muovono. Non voglio ringraziare soltanto le persone che ho nominato, ma voglio ringraziare tutti voi perché veramente so che tra di voi ci sono molte persone che si stanno facendo in 4, in 8, in 16, perché stanno cercando di in 100, perché stanno cercando di diffondere al massimo questa nostra rivoluzione di amore, di vero amore e di vera libertà. Viviamo da sempre. Grazie a tutti.